Cosa ha fatto? La Lorenzin, che cosa ha fatto? Mi risponda lei. La Lorenzin ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. E questo non lo sa? La Lorenzin ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Ma non è questo oggi. Ah, non è questo, è la distribuzione della pillola. Non è un problema. È la distribuzione. Non è un problema che solo chi ce ne toglie si fa pagare la pillola. Chi se la può pagare? Per i giovani, per i precari, per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari. Il problema c'è, solo che a voi non ve ne scusi, con tutto il rispetto. Vabbè, io capisco che tu sei arrabbiata. No, ma lei non lo deve capire. No, no, te la prego. Scusi, lei che cosa rappresenta? Io rappresento... Sì, io che cosa rappresento? Io rappresento dei principi e dei valori. Ma si vede che non li rispetta, mi dispiace tanto, bene, perché questi valori... I valori sono seri valori, perché noi nelle periferie non ci abbiamo accesso a nulla, non ci abbiamo servizi. Andiamo, vi prego, ve ne andate da questa piazza, perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Ve ne andate subito, perché le donne qua, le compagne che sono venute qua a protestare per avere diritto alla porta accessibile e gratuito, non ce l'hanno anche per colpa sua. Quindi se ne vada, se ne vada, dovete andare. Ce sono delle donne ricche, il Parlamento l'hanno voluto e hanno lottato per questo, quindi la rottura tra il Parlamento e il guardi non il diritto alla non se, ma non se non la è una grandissima funziona, noi dovremmo guardi, essere sì, è ma tutti unite con le, allora so perché non siamo unite, perché c'è proprio una differenza, che a lei delle persone che stanno nelle case popolari, nei quartieri popolari non gliene frega niente, a me sì e quelle persone le difendo. Lei mi dice il problema è la distribuzione della pillola, però ripeto, non mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata, una legge su carta, la 405, di cui a quanto pare non conosceva manco l'esistenza. Vedi, se tu adesso devi fare questo show, perché... No, non è lo show, io voglio che lei se ne vada, io voglio che lei se ne vada, perché noi siamo usciti... Ma per me perché sì, per me sì, perché voi siete democratici. Su, dai. A me sembra un atteggiamento assurdo questo. È un atteggiamento assurdo, per me l'atteggiamento assurdo rappresenta la lotta, rappresenta la lotta che come compagni stiamo portando avanti. Con voi. E parli, non ci sono. Parli, però qui i fatti rimangono, bisogna sciacquarsi la bocca di quante parole. Ma io i fatti rimangono questi. Sai, la sto mettendo politicamente, non personalmente. Sai, io sono qui. Io rispetto la sua persona, non rispetto ciò che lei rappresenta. Io non sono rispettosa. Non rispetto ciò che lei rappresenta. Le vostre di chi? Le vostre del suo partito, del PD? Di quelle che sono state fatte fino ad ora, che ha reso ma questa manifestazione necessaria. Ma noi siamo l'unico partito che difende questa legge. A me non mi è sembrato. No. Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia questa no, legge. No, ma no, certo, non ce la difenderà Fratelli d'Italia, l'ha tagliato sui servizi, su tutti, un pezzo proprio per la difesa. Vada a raccontarlo da un'altra parte che è l'alternativa.